Allora, è tutto il giorno che provo a spaccare queste bolle, ma anche se le premo non si rompono. Oggi volevo fare un video che in realtà ho già fatto con le foto e con Lilletta, che però ancora non è mai uscito. Ve lo faccio uscire in contemporanea tra qualche ora sul canale a cazzo, quindi andate qui per vedervi la versione parlata da Lilletta. Però, siccome si parla di relazioni in Giappone, ho detto, ma forse vi potrebbe interessare anche io che ne parlo in modo più personale e vi dico la mia opinione sui vari punti che poi sono andato a scrivere il testo per Lilletta e che poi lei ha letto in quel video. Nel video di oggi vorrei parlare delle relazioni in Giappone, in particolare vorrei parlare dei problemi che spesso si incorrono in una relazione tra uno straniero e un giapponese. Cioè, un uomo giapponese e una straniera, oppure uno straniero e una donna giapponese. Devo dire che ci sono molti più problemi per alcuni punti di vista rispetto a una coppia di due giapponesi o una coppia di due stranieri. Questo perché, innanzitutto, secondo me è molto 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 importante, anche se all'inizio può sembrare un po' banale, però bisogna decidere dove si vuole vivere in futuro. Anche se all'inizio può sembrare un po' prematuro, in effetti la gente non parla di dove andiamo a vivere finché non ci si sposa. Quando si vuole intraprendere una relazione tra uno straniero e un giapponese, bisogna iniziare a parlarne, secondo me, abbastanza all'inizio, perché comunque, insomma, se siete degli stranieri che siete in Giappone, volete stare per sempre in Giappone oppure volete un giorno crescere i vostri figli in Italia? Molto spesso il giapponese ha magari il lavoro qui che non può lasciare, oppure una famiglia che ha bisogno di lui perché magari ha dei genitori vecchi, o magari anche voi, magari in futuro, tra 10-20 anni, dovrete tornare nel vostro paese per poter prendere cura dei vostri cari. Quindi, insomma, non è una cosa così ovvia, una risposta così ovvia. E anche dire rinuncio a tutto quello che ho per poter seguire il partner straniero spesso è una lama a doppio taglio, perché comunque voi non dovete annullarvi nella relazione. Anzi, dovrete essere entrambe felici, quindi dovete poter inseguire i vostri sogni, dovete poter fare il lavoro che vi piace o almeno che vi soddisfi e dovete comunque stare vicino anche alle persone che volete bene, perché se per esempio non avete nessun amico in Giappone, non avete nessun parente e non avete un lavoro che vi piace, rimanere in un paese come il Giappone può essere difficile. Altrettanto il giapponese, magari venire in Italia dove non conosce nessuno, non ha parenti, solo perché vi ama, a volte secondo me l'amore non basta. Lo so che è brutto da dire, però cioè se ci si annulla nella relazione, secondo me non può essere una relazione che può rendere felici entrambi. Una relazione, secondo me, la cosa più importante è essere entrambe felici. La seconda cosa di cui secondo me bisogna assolutamente parlare è il poter comunicare la stessa lingua. Lo so che spesso la gente dice che comunque vabbè, ci si riesce a capire in qualche modo, però secondo me, almeno nel mio caso personalmente, credo che parlare e riuscire a comunicare, fare delle discussioni comunque molto importanti, molto profonde con il partner sia davvero una cosa fondamentale. Personalmente io adoro parlare e l'idea di stare con una che non parla la mia lingua sarebbe molto difficile. Fortunatamente parlo inglese e giapponese senza problemi, quindi ok, però nel caso non fosse così non credo che riuscirei a instaurare una relazione, o almeno cercherei in tutti i modi di imparare la lingua, una lingua in comune per poter fare delle discussioni, perché magari all'inizio dover comunicare la stessa lingua e fare discorsi profondi non è una cosa importante, però con l'andare della relazione l'aspetto fisico comunque passerà in secondo piano e il poter comunicare, secondo me, diventa uno dei fattori più importanti per mantenere una relazione che renda felici entrambi. La terza cosa secondo me molto importante, questa può sembrare banale ma in realtà non è così, però spesso io leggo su Facebook o tanti di voi anche mi scrivono che vorrebbero assolutamente la fidanzata o il fidanzato giapponese. E io capisco che ci possono essere delle preferenze magari sull'aspetto fisico, però cioè è difficile da dire io mi voglio fidanzare con una giapponese, non ha particolarmente un significato profondo. Avete visto come sono stato politically correct? Se ci pensate, cioè, voi dovete stare con la persona di cui siete innamorati, non di una persona perché è di una determinata nazione. E allo stesso modo anche il vostro partner giapponese deve stare con voi perché vuole stare con voi, non perché vuole stare con uno straniero o con un italiano.
E non è una cosa strana in Giappone, ci sono infatti delle giapponesi che farebbero carte false per poter avere un fidanzato americano, tedesco, inglese o quel che sia, per poter avere poi dei figli half. Queste tipi o anche tipi in realtà, statene alla larga perché sono anche detti gaijin hunter, quindi cacciatori di stranieri, perché vanno alla ricerca degli stranieri e hanno degli standard per gli stranieri che sono altissimi, perché hanno l'immagine degli stranieri tipo l'attore di Hollywood, quindi capirete che la relazione difficilmente andrà bene. Voi dovete essere sicuri che siete innamorati di quella giapponese in particolare o di quel giapponese in particolare, siete innamorati dell'individuo, non della sua nazione. Posso capire che c'è un interesse culturale, perché comunque vi piace la cultura in giapponese, allora volete mettervi con una giapponese. Però non funziona così, cioè dovete rendervene conto, è una cosa davvero importante, secondo me. Poi l'ultima cosa che volevo dire è che dovete tenere in considerazione che un giapponese e un italiano hanno un background culturale completamente diverso e quindi ci si scontrerà su tantissime cose perché si pensa in modo diverso e si interagisce in modo diverso. Come vi ho detto nel mio altro video sulle relazioni, se non ve lo siete visti andate qui, vi ho detto quanto è importante per i giapponesi avere il rispetto, e anche nelle situazioni magari quelle un po' più difficili bisogna, insomma, mantenere questa linea di rispetto, quindi sdrammatizzare, per dire una cosa molto italiana che da italiano capisco e anche faccio, in Giappone non la puoi fare. Il ritardo in Italia è concepito, in Giappone è molto sconsigliato, soprattutto nei primi appuntamenti. Se arrivate in ritardo è veramente un bruttissimo segno per i giapponesi, quindi se volete avere una relazione mi raccomando fate date, arrivate puntuali. E magari se arrivate in ritardo la giapponese o giapponese di turno non ve lo farà pesare lì sul momento, soprattutto le ragazze magari, perché comunque loro sono, come dire, hanno questa cultura del gaman, che sarebbe del sopportare, di tenersi dentro quello che magari hanno dentro, quindi di non far vedere realmente che cosa pensano, magari se non sono felici in quel momento o se sono in disaccordo con voi. Anche per il discorso dell'onne tatemae, come vi ho spiegato in un altro video, anche lì se volete vedervelo andate qui, che sarebbe, onne sarebbe la loro vera sensazione, tatemae invece è quello che mostrano. Comunque il discorso ve l'ho fatto qui, quindi se volete scoprirne di più andate su quel video. E niente, quindi secondo me è veramente importante che quando c'è una relazione le due parti si confrontino e si parlino tra loro. Cioè, se il giapponese vi fa notare che sbagliate, e sappiate che nessuno è perfetto, è una cosa perfettamente normale e davvero importante in una relazione, perché vuol dire che la persona giapponese è a suo agio a stare con voi e quindi vuol dire che è realmente innamorata. Quindi ragazzi, se vi capita davvero di avere una relazione, cercate di avvicinarvi il più possibile alla cultura della persona giapponese e cercate davvero di discutere dei vari punti, magari delle varie idee che avete diverse, perché è completamente normale avere idee diverse tra uno straniero e un giapponese, perché come vi ho detto la cultura è molto diversa. Io non lo so se vi piacciono questi video, cioè io cerco di darvi la mia opinione, insomma molto alla mano. Se volete invece un discorso un pochino più elaborato, come vi ho detto, ho caricato la versione narrata da Lilletta. Ditemi quale di queste due versioni vi piace di più, lo voglio sapere nei commenti. E se c'è un argomento di cui vorreste che io parlo e tratto in futuro, per favore scrivetemelo qui sotto e cercherò di parlare un po' di tutti gli argomenti che mi chiedete. Io vi ringrazio sempre tantissimo per seguire questi video, non sapete quanto mi rende felice, e spero che passate una bella giornata e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione, ciao! Stiamo mangiando di sukiyaki, che è questo tipo di ryori un po' particolare, perché praticamente è sempre una nave, quindi si mangia comunque come nave, però sì, la carne praticamente una volta che è cotta va messa dentro nell'uovo crudo, si intinge e si mangia. È buonissimo. Questo è un tipo di ryori, di cucina giapponese, che si mangia quando si vuole dire
omedetò, ossia congratulazione a qualcuno, e si mangia tutti a casa, è una tradizione per fare le congratulazioni, anche perché è un po' costoso mangiare sukiyaki. E tra l'altro la cosa bella dello sukiyaki è che, beh, bella, insomma, interessante, una piccola particolarità, è che dovete sapere che i giapponesi hanno iniziato a mangiare la carne di bovino durante la Meiji Jidai, ossia la dinastia Meiji, perché prima non la mangiavano. E il primo modo in cui hanno iniziato a mangiare la carne di bovino è proprio con questo tipo di cucina, che è proprio lo sukiyaki. Se siete in Giappone, mi raccomando, provatelo. Spesso, se andate nei negozi dove servono nabe, magari potete mangiare shabu shabu, di solito nel menu c'è la scelta sukiyaki.